Ok, ragazzi e ragazze, in questi giorni, come sapete, si tiene a Johannesburg l'incontro dei BRICS. Vediamo insieme come i diversi capi di Stato sono stati accolti dal Sudafrica. Ad accogliere il capo di Stato cinese Xi Jinping, altresì noto undicesimo Ping per la mia intelligenza artificiale, c'è la moglie del presidente del Sudafrica con un gran bel mazzo di fiori. Ah sì, sulla destra c'è anche il presidente del Sudafrica, il quale lo accoglie con una prolungata stretta di mano. E pare che il presidente del Sudafrica sia realmente contento di avere ospiti. Per me sarebbe una scocciatura tremenda. Ah, possiamo poi vedere che ad accogliere il presidente cinese ci sono i militari sudafricani da una parte e danzatori folcloristici dall'altra. Guardate il movimento del bacino. Direi che l'accoglienza per i cinesi è da 10. È presente la carica più alta dello Stato, sono presenti i militari, ma anche i danzatori per rendere il tutto meno marziale. Ora, ma adesso io Vediamo ora come viene accolto il capo di Stato indiano. A riceverlo non c'è il presidente, ma è in ogni caso presente un picchetto d'onore con militari su ambo i lati. E per di più la guardia d'onore sembra integralmente composta da femmine, quindi per me che sono cresciuto con Sailor Moon è un bellissimo 8. Vediamo infine come è stato accolto Lavrov, il ministro degli esteri russo, noto per essere uno dei migliori stand-up comedian che la storia russa, ma anche internazionale, ricordino. E quando ad accogliere un membro del governo russo ci sono nani e ballerine, ma manca Silvio Berlusconi, che cosa potrà mai andare storto? In primo luogo, benché la Russia a livello di propaganda sia il primo, secondo e terzo promotore contemporaneamente dei BRICS, e i molteplici figli di Putin sparsi sul pianeta vedono questi incontri informali come prodromici alla creazione di una moneta che distruggerà il dollaro e seppellirà l'euro per sempre, il ricevimento di Lavrov è stato leggerissimamente sottotono rispetto all'accoglienza riservata a India e Cina. Forse questo è dovuto al fatto che Lavrov è semplicemente un ministro, un componente del governo russo e non è il presidente, mentre invece l'accoglienza più formale è stata riservata esclusivamente ai capi di Stato. O forse gli organizzatori sudafricani dell'evento hanno letteralmente pesato gli ospiti. E la Cina, con il suo PIL che sfiora i 20 triliardi di euro e le mani in pasta ovunque per via della nuova via della seta, pesa indubbiamente molto di più di una Russia che non raggiunge neppure i 2 triliardi di dollari di PIL. Così come l'India, con i suoi oltre 3 triliardi di dollari, surclassa la Russia di quasi un 50%. Alla fine dei conti, benché i figli di Putin credono che la Russia di oggi sia l'Unione Sovietica di ieri, in realtà la Federazione Russa attuale è letteralmente uno stato mediocre. Dei 5 stati che compongono i BRICS, infatti, è esattamente il terzo, sta letteralmente al centro, nella media. E benché i BRICS siano un fenomeno puramente mediatico, se volete sapere il perché vi lascio il link qui sopra e qui sotto, molti altri stati, principalmente africani, desiderano prendere parte a questo forum.
Sì, perché i BRICS in realtà sono un forum, una specie di conferenza fra capi di Stato o membri del governo di qualche Stato per parlare di cose e vedere gente. Vi dico solo che l'evento più rilevante della giornata è l'assenza di Putin, perché, come tutti ricordiamo, Putin è ricercato dalla Corte Penale Internazionale per via di un possibile genocidio. Insomma, sono equivoci che possono capitare anche ai migliori. È un pochino come se voi parcheggiate in divieto di sosta e poi l'ausiliare vi insegue per darvi la multa. Uguale, non c'è assolutamente da preoccuparsi, però resta il fatto che il Sudafrica ha siglato la convenzione con la Corte Penale Internazionale e l'ONU e quindi se qualcuno nel suo territorio è ricercato lo deve arrestare e consegnare naturalmente alle autorità competenti. Nel caso del Sudafrica il presidente avrebbe davvero voluto chiudere un occhio. Ma pare che dei membri della Corte Costituzionale, che ce l'hanno in antipatia e sono intransigenti, siano poco inclini a permettere a un tizio accusato di genocidio di girare impunemente per il Sudafrica. E così, alla fine della fiera, Vladimir Putin ha magnanimemente deciso di non recarsi in Sudafrica e di mandare il suo braccio sinistro, Lavrov. Tuttavia, il presidente Vladimir Putin ha potuto fare la sua ha potuto partecipare alla riunione in videoconferenza. Vediamo una brevissima clip del suo determinante intervento. Fa un bellissimo brindisi alzando una tazza molto particolare. Ed inoltre sembra particolarmente contento perché in quella tazza potrebbe esserci della vodka. Лидер половины человечества. E subito dopo anche il presidente del Sudafrica, della Cina e del Brasile fanno altrettanto alzando le loro tazze. E Россия, anche il Китай, Индия, presidente Бразилия. della Cina è estremamente felice di poter fare un brindisi, sicuro che non ci sarà del polonio all'interno della tazza. Inoltre sono sicuro che l'avete notato, le tazze sono tutte uguali e sono una serie limitata preparata proprio per celebrare il BRICS Forum del 2023. Scommetto che adesso ne volete una anche voi, di tazza. A parte questo, al BRICS Forum ha partecipato anche il capo di Stato dell'Iran. Guardate com'è felice di poter sbarcare da qualche parte alla facciata di tutte le sanzioni che l'Organizzazione delle Nazioni Unite gli ha comminato. Diciamoci le cose come stanno, se non ci fossero state altre 40 richieste di adesioni a questo forum, principalmente da parte di paesi africani, avrei pensato a una riunione di cattivi in stile una pallottola spuntata. Sembra infatti un incontro fra gli ultimi dittatori del pianeta Terra. Poi sì, lo so, non saranno assolutamente gli ultimi, ci saranno vari archi narrativi da percorrere prima che la Terra possa arrivare all'unità indispensabile per fronteggiare un'invasione aliena, ma questa è un'altra storia. Fatto è comunque che i figli di Putin si esaltano tantissimo per questo incontro, ma come ripeto, questo è semplicemente un incontro in cui i rappresentanti di una quarantina, cinquantina di stati si incontrano per parlare del più e del meno. Ed è altamente improbabile che da questo forum scaturiscano delle durature politiche comuni contro l'Occidente. Politiche che peraltro sono auspicate in maggior parte proprio da italiani e da persone che nell'Occidente ci vivono. Come ripeto, i BRICS non sono un'istituzione di più quanto lo siate voi con i vostri amici quando andate a passare una sera in birreria. I figli di Putin che si esaltano e si aspettano chissà quali risultati diversi sono un pochino come il signore raffigurato in questo meme. Tiene in mano uno strumento, ma non sa esattamente a cosa possa servire.
E a proposito di Africa, devo dare a tutti i fan dell'oligarca più brontolone, lamentoso e pericoloso della storia una buona notizia. Prigi è tornato e sì, indossa ancora un'uniforme paramilitare. Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. Siamo di nuovo in servizio e qui la temperatura supera i 50 gradi. Ragazzi, sono entusiasta per questo trailer della seconda stagione. La produzione non ha risparmiato sulla location, è andata in Africa per girarlo. Guardate dietro di lui la camionetta della Wagner con tanto di mitragliatore montato sul cassone. E se prestate attenzione, sulla destra potrete vedere anche della moto della Wagner che pattugliano l'area. E questo è quello che ci piace fare. Già, chi di noi non adora supportare dei golpisti e guadagnare un mucchio di soldi vessando la popolazione civile di un'altra nazione? ЧВК Вагнер проводит РПД, делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку еще более свободной. La Wagner sta conducendo operazioni di ricognizione e ricerca. Ricognizione e ricerca di metalli d'oro e diamanti, Prighi, dilla completa la frase, se no il senso non si capisce. Per rendere la Russia ancora più grande e l'Africa ancora più libera. Per rendere la Russia ancora più ricca e l'Africa più libera delle preziose risorse che sottrae. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов. Noi portiamo giustizia e libertà al popolo africano e rendiamo la vita ad Al-Qaeda e alle altre organizzazioni criminali un vero e proprio incubo. Bravo Prigi, questa battuta con gli americani e per gli americani ha funzionato per quasi 20 anni di fila. Vedrai che funzionerà e sarà un successone anche con te. Resta al centro dell'inquadratura, mi raccomando. Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены и которые мы давали обещание, что справимся. Noi assumiamo solo veri guerrieri valorosi e portiamo avanti i compiti che ci siamo prefissi per adempiere a tutte le promesse fatte. Bravo Prighi, adesso alza il pezzo e fai vedere quanto sei tosto. Il pubblico da casa impazzirà vedendoti con quel fucile d'assalto. C'è solo una cosa importante. E la cosa importante era non mostrare quella carriola da disastrati del Bippo. Ma che cosa ci vuole a tenere l'inquadratura fissa su Prighi? Che cosa ci vuole? Ma raga, non ce l'abbiamo un carro armato, un'unità antiaerea, una di quelle cose che ci passava Vlad per fare scena? Le ha ritirate tutte. Ma tutte, tutte, tutte. Che pensi mi? Ma guarda tu che cosa mi tocca anche fare. Vlad, ciao, bellissima tazzina. Se vuoi, posso farti avere anche un altro set da 12. Ah, per cosa ti sto chiamando? Ma guarda, volevo dirti che sono qui in Africa, 50 gradi all'ombra, per registrare la seconda stagione del nostro serial preferito. 100 vetrine contro Wagner PMC. Ecco, ora io sono d'accordo con te sul fatto che Prighi per essere una testina sia una testina, ma qui ci sono anche dei professionisti che vogliono girare un video come si deve. Ne va anche dell'onore della Russia e anche un pochino, perdonami, del tuo. Avremmo bisogno di un pochino di materiale di scena, giusto il minimo indispensabile. 4-5 carri armatini, un'unità lanciarazzi, magari anche qualche lanciafiamme di contorno. Non che servano, perché qua, ripeto, ci sono 50 gradi. Però ci servirebbero. Ma dai, ma fammeli avere. Poi, ripeto, hai ragione, io poi Prighi me lo trovo qua tutte le mattine. Che fra l'altro, se lo chiedi a me, da imprenditore, non so spiegarmi come possa gestire la Wagner PMC. Ah,
non la gestisce. Dato interessante. E la notizia è proprio questa. Prigi sta troppo tempo su YouTube e troppo poco a dirigere la Wagner Private Military Company. Fonti attendibili riferiscono che i suoi collaboratori gli stanno letteralmente rubando di tutto e di più. E il fatto che lui sia miliardario nonostante tutto questo indica che fare la guerra è quasi sempre un affare, fino a quando non finisci in prima linea e ci resti. Nel caso in cui anche voi vogliate arricchirvi illecitamente ai danni del signore della guerra di turno, che dispone di un esercito privato che potrebbe anche mettere alle vostre costole quando si accorge che lo derubate, vi spiego un paio di meccanismi. E no, non si tratta del solito schema alla Fantozzi che consiste nel prendere un paccone di graffette dall'ufficio e portarselo a casa. No, questi sono trucchi da veri professionisti che hanno lavorato per anni e anni e anni all'interno del Ministero della Difesa e lì hanno sperimentato tutte queste strategie per diventare ricchi in uno snap. La prima tecnica è quella cosiddetta del battaglione fantasma. Tu sei uno dei dirigenti o dei comandanti della Wagner e decidi di assumere delle persone. Prigi in persona ti incarica di assumere delle persone, ma tu in realtà non lo fai. Assumi qualcuno che sarà indispensabile per portare avanti le operazioni, ma poi ti inventi nomi e cognomi o perlomeno ti fai passare da un congruo numero di amici i loro tesserini d'identità o eventualmente li fai importare o prestare da qualcun altro e fai figurare dei dipendenti che in realtà sono palesemente inesistenti. Questa cosa peraltro sembrerebbe funzionare anche nell'esercito regolare a condizioni leggermente diverse. I dipendenti inesistenti chiaramente non ti chiederanno mai lo stipendio, ma questo stipendio deve essere loro consegnato in contanti, come abbiamo avuto modo di avere conferma dallo stesso Prigi quando la Wagner è stata perquisita dall'FSB. Quindi lo schema è semplice. Tu, da comandante, hai sotto di te degli uomini che non esistono. Il loro stipendio, molto banalmente, lo trattieni tu. Prigi è sempre impegnato a fare lo youtuber, quindi difficilmente si accorgerà che queste persone non ci sono. Ovviamente c'è un minimo di controllo, ma per eluderlo, beh, ti basta offrire una percentuale a chi quel controllo dovrebbe farlo. Ed ecco che ti puoi ritrovare con qualche migliaio di euro in più ogni mese. Ma che dico migliaio? Facciamo anche decine e decine di migliaia. Teniamo presente che un soldato della Wagner, un mercenario, viene pagato fra i 500 euro e i 2500 euro. Fai questo scherzo con 20 o 30 soldati immaginari e capirai che nell'arco di pochi mesi puoi diventare ricco. Spera soltanto che il tuo battaglione immaginario non debba affrontare dei nemici all'altezza. Un secondo trucco è quello dell'apparecchiatura fantasma. Anche in questo caso il sistema è ampiamente testato e importato dall'esercito russo regolare. Tutto quello che devi fare è lamentare mancanza di munizioni, armi ed equipaggiamenti assortiti. La Wagner, e Prigi in particolare, ti assegnerà un budget per comprare tutto quello che ti serve. A questo punto tu non acquisti tutto quello che ti serve, ma trovi semplicemente un amico che possa preparare le fatture e riciclare il denaro che forse gli consegnerai. Prigi, come sempre, non si accorgerà di nulla, anche perché tu provvederai a girare una congrua percentuale a chi dovrebbe fare le verifiche e tu vivrai felice ma soprattutto ricco e sfondato.
Certo, se mai un giorno molto lontano Prigi o qualcuno a lui fedele dovesse accorgersi di quello che fai, potresti trovarti ad affrontare dalla notte alla mattina qualche migliaio di mercenari imbippati che vogliono la tua testa. Ma hey, come insegnano i film degli anni Ottanta, potrai sicuramente uscirne vincitore. E a questo punto qualche iscritto potrebbe dire: ma avvocato, che bippo di consigli sono? C'è una differenza abissale fra la realtà e la fantasia. Sì, è vero, e infatti questa battuta mi serviva per introdurre la terza e ultima clip della serata. Grazie a War Translator, che ha tradotto una piccolissima clip di War Gonzo, anzi una piccola parte di una lunga clip di War Gonzo, possiamo vedere qual è la differenza fra dei mobilitati, o meglio ancora, dei volontari russi che vanno a combattere in prima linea, e come effettivamente questi vengano trattati nella realtà moscovita rispetto alle loro aspettative. Quando ho lasciato Novosibirsk per la prima volta, ero entusiasta. Perché la gente come noi ci trattava con rispetto. Grande Boris, vai, sei tutti noi, in senso letterale, perché se parti tu come volontario non chiamano qualcun altro dei miei dipendenti che è più utile qui. Не то что в Москве, что да. очень, что, что очень печально. А, метро... A differenza di quello che avviene a Mosca, che è davvero triste. Tu едешь, вот если по форме люди сразу расходятся, фу, убийца там или ещё что. Sì, perché se vai a Mosca con la divisa, la gente ti guarda storto, si allontana da te e ti dice che sei un assassino. Или как у нас любят то, что это москвичи все такие, ну ты что, не мог отмазаться там, ну ладно там. Oppure ancora, come tutti sanno, i moscoviti si credono superiori agli altri e ti chiedono: ehi, come mai tu non sei riuscito a evitare la leva? Uè, Nan, ma che cosa ci fai qua in uniforme? Intendo dire, non ce l'hai un papà? Non devi fatturare per lui? Зарубеж, там, губерни разные. От этого противно. Да, и от этого противно, что вот. Non potevi scappare all'estero o qualcosa di simile? Sì, sono davvero disgustosi. Uè, Nan, guarda che tu sei un peso per la società. Avresti dovuto prendere esempio da mio figlio, che è andato a fatturare all'estero. Tu invece sei rimasto qui, indossi una divisa e sei a carico dello Stato. Tu sei qui a combattere e io a pagare il tuo stipendio del bippo. Ma non ti vergogni a essere un peso per la società e soprattutto per le mie tasse? E poi questi due ragazzi riferiscono che loro non si sono arruolati neanche volontariamente. Sono stati chiamati per il servizio di leva e o della mobilitazione. Quindi si sentono ingiustamente discriminati. La buona notizia di questo video consiste nel fatto che non tutti i russi sono entusiasti di questa operazione militare speciale. È anche interessante il fatto che alcune persone glielo dicano in faccia quanto li disprezzano, ma d'altro canto, ufficialmente e formalmente, i russi tendono a fare più i furbi che i patrioti o i rivoluzionari. Per lo più nell'area di Mosca cercano di imboscarsi e aspettano che passa la notte. E voi che cosa ne pensate di queste notizie? Come sempre fatemi sapere qualcosa scrivendo due righe qui sotto. Se poi vi piace il canale, come sempre ricordatevi di diventare un Patreon o perlomeno di iscrivervi e attivare la campanella, condividere il link al video con gli amici che possono essere interessati e lasciare il mi piace. Per voi sono pochi click, ma per il canale è importante. E infine, se non farete tutto questo, in un futuro alternativo, improbabile e certamente remoto, potreste trovarvi ad andare in vacanza con Lavrov da una parte e il presidente iraniano dall'altra sullo stesso aereo in classe economica. Io vi ho avvisati. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.